cosa che mi dice questo commissario quando entro è stato: sappiate, signor Luca, che qui da noi non si fuma. Pronto? Sì? Dove? Cosa c'è? Oh. Lite tra due arabi in un bistrò di Place d'Italie. Va bene, passa lì, commissario di zona. Bene. Prendete un po', è per voi. Poi, subito dopo, guardandomi fisso negli occhi, mi dice: e sappiate che qui da noi non si bevono alcolici. È un puritano. Il minimo che si potesse fare con un tipo simile era quello di chiedere il trasferimento. Questo cosa fa? Questo è il nuovo quiz del Post Parisien. A quest'ora tutta Parigi in ascolto. Ma come sei di guardia al Polizecure e giochi con i quiz? No, capo, io non gioco. Che... Ma insomma, i quiz. Ma... andiamo, Luca, tutto il giorno, tutta la notte. E queste luci scrivono su questi muri la vita drammatica della città, e tu invece... La vita drammatica della città, capo, io... Tutti gli ispettori dovrebbero fare almeno un anno di tirocinio qui, in questa sala, per imparare la geografia criminale di Parigi. Capo, sono 10 anni che faccio quest'anno di tirocinio, e ormai la vita criminale della città... No, la devi ancora imparare, capito? Andiamo, butta via quella radio, andiamo. Va bene, la spengo. Qua, buttala via. Io la butto. Sì, eh? Sì, te l'ho detto, buttala via. Hai visto? Ui, piano, con delicatezza, mi raccomando, rispondila bene che non mi cada. Ma che mi costa 150 franchi. Sì? Boulevard de la Chapelle? Incidente automobilistico in Boulevard de la Chapelle, va bene? Prevedete voi. Sì? Pronto, Rue de Sol? Cosa? Ma come? Pronto. Pronto? Posto di polizia di Rue d'Arremont? Sono Luca. D'Amboise, sei tu? Senti, hai preso la comunicazione da Rue de Sol? Beh, sì, era uno sparo, no? Dico, è sembrato anche a me. Buono, ciao, ciao. Cosa succede? Oh, capo, mi scusi, ma è successa una cosa così strana. Cosa? Prima da Rue de Sol ho sentito un uomo, che ha gridato: poliziotti, andate a... E poi uno sparo. Ma andate dove? Sì. Poi giù un insulto grosso così. Ma era una chiamata diretta? Sì, hanno rotto il vetro in Rue de Sol, sono entrati automaticamente in contatto con noi qui alla centrale e con il posto di polizia in Rue d'Arremont. Avverti che sarò lì fra poco e che nel frattempo non tocchino niente. Ma come, ci va lei, capo? Sì, ci vado io. C'è qualche cosa, vedi, sarà una coincidenza. Una coincidenza? Sì. Ricordi Stein il polacco? Ah, già, ragione. 6 mesi fa, già. Fece fuori i 2 ispettori che lo sorvegliavano, Certo. Poi telefonò da un polisecur, qui alla centrale, prese lei la comunicazione, l'ha insultato, e poi si è finito con un colpo di pistola alla testa, già, è vero. Senti, domanda un po' chi hanno mandato sul posto. No, scusa, faccio io. Pronto? Sì? Pronto? Pronto, sono Luca. Sì, e chi è andato in Rue de Sol? D'Amboise. Anche lui. Che ridere. Ciao, grazie. È andato anche l'ispettore Lognon. Ah, quello che non ride mai, come lo chiamate voi? Ah, no, io capo, ma voglio dire. Ah, dai, su, come lo chiamate? Muro del pianto. Mi sorbirò a muro del pianto, Lognon. Sai che allegria. Beh. Ah, senti, se mi chiamano da Amsterdam, di che mi passino la telefonata a casa, ma dopo le 10 però. E se Javier e La Pointe chiedono istruzioni? Niente, sono al clerici, no? Che ci restino. Non capita mica tutti i giorni la fortuna di trovarsi in uno dei migliori alberghi di Champs-Élysées, no? E poi l'hanno segnalato loro, il Comodoro. Dunque se lo rimirino e facciano buona guardia.
Che cosa si lamentano? Dopotutto il Comodoro è un truffatore di chiara fama internazionale. Dunque, eh. Arrivederci. Arrivederla, capo. Arrivederla. Grazie. Senti, fammi a prendere la radio. Oh. Dai, 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 dai. Va bene. Dai, vai. Buonasera, commissario. Chi è? È un medico che abita qui sopra al secondo piano. È sceso per prestare le prime cure. La morte è stata istantanea. Un colpo sparato a bruciapelo nell'orecchio destro. Suicidio? Sembrerebbe. Lo conosce D'Ambois? No, commissario. Ma deve essere uno del quartiere. Ha documenti? Sei carte da 100. Michel Golfinger, mediatore di diamanti, 66, Rue Corto. Ma volete stare indietro? Ma tenete Chiedo. Indietro questa gente! Ma non è un teatro questo! Oh. È lui. Sì, è lui. Non si può dire che il movente del delitto sia stato il furto o che la miseria sia la causa del suicidio. Hai già interrogato qualcuno? Se ne sta occupando l'ispettore Lognon. Ah, bene. Fai mandare subito il corpo all'istituto di medicina legale per l'autopsia. Bene. E lei non ha... Salve Lognon. Signor commissario. Ho invaso il tuo campo, ma era soltanto per dare le prime disposizioni. Vieni con me, Lognon. Ma stavo sentendo... Vabbè, dopo. Vorrei fare un salto a casa di questo signor Golfinger. Dato che il fatto è avvenuto nella tua zona, andiamoci insieme. Ah, D'Ambois! Ricordati di mandare la rivoltella al perito. Dopo che saranno state rilevate le impronte digitali. Ah, certo, certo. Beh, mi devi scusare, vecchio mio, se mi occupo di questa faccenda che in fondo non mi riguarda, ma ho l'impressione che i conti non tornino, capisci? Beh, naturalmente sei tu che ufficialmente condurrai l'inchiesta. Sai, ero al Police Secours quando è arrivata la chiamata. Prima hanno urlato un insulto alla polizia, poi c'è stato lo sparo. Questo mi ha richiamato alla mente una telefonata che presi circa 6 mesi fa. Non so se ti ricordi del caso di Stan il polacco. Ecco, vedi, era nel carattere di Stan difendersi fino all'ultimo come un animale selvaggio. Da più di 2 mesi gli ero alle calcagna e Stan sapeva benissimo che quella notte non aveva scampo. E allora, prima ha sputato su noi per telefono. Poi, in un ultimo impeto d'odio, ha sparato sui 2 ispettori che lo sorvegliavano. È stata la sua ultima sfida. Pensa a qualche legame tra i 2 casi? Ma, nella forma almeno sembrerebbe di sì. Sai, in quell'ultima telefonata di Stan, la stampa non ne ha mai parlato. Solo alcuni miei colleghi e collaboratori erano al corrente. Tuttavia... le parole urlate stasera nell'apparecchio del Police Secours
Non quadrano, mi pare, con l'apparenza dimessa della vittima. Ah sì, da un primo rapido esame, dalle poche sommarie informazioni che ho potuto raccogliere, sembra che fosse un uomo mite, sfortunato e con poca salute. Ma cos'hai? Ti fa male un dente? Ah, mi fa vedere le stelle. Forza, coraggio, Lodion, coraggio. Vedi, Lognon, anche il commercio dei diamanti, sui ricchi e sui poveri. Ah, guarda, c'è un caffè di Rue Lafayette, dove i grossisti mediatori incontrano i più piccoli rivenditori. È il quartier generale del commercio dei preziosi. Eh sì, bisognerà andarci al più presto, sì. Siamo arrivati, è qui. Eh? Ah, è qui, sì. Abita qui un certo signor Michel. Il nome del cantante. 10 secondi. Golfinger. Via. L'hai visto rientrare? Mark. Abita qui, ma adesso è fuori. Ma è uscito che sarà, ma forse un'ora. Ma è uscito solo? Assieme alla cognata. Però lei è già rientrata a casa. Da molto? No, in questo momento. Ma che piano sta? La canzone. Terzo. La porta a destra. Grazie. Prego. Cantante. Bravissimo! L'ascensore è guasto. Non funziona. Attenta. Bravissimo, veramente. Lei adesso possiede due parti, quello di fuori e quello di qua. Allora, e un cinque, quello di fuori. Cerca solo la quarta carta, così potremo finalmente sapere su quale combinazione punta. A lei, signor Castelvolo. Suona? Certo. Permette. Sei tu? Oh, mi scusi, no, io credevo fosse mio... La signora Golfinger? No, io sono la sorella. Permette. Certo, si accomodi. Mia sorella non si sente bene stasera, è già a letto, e così io sono uscita a prenderle dei calmanti. Ma loro cercano mio cognato. Dunque, il pezzo è... Prego, si accomodi, tornerò fra poco. Gli autori sono Rogers e Hart. E la camera di mia sorella, scusi un attimo. Jerry Mulligan. Bravissimo! Ecco, tieni. Ma chi sono? Ma non lo so, non hanno detto niente. Beh, senti, io torno di là. Vuoi un po' di acqua? No, no, è già lì. Dai. Bene. Prego. A me, signor Rosé. Grazie. Oh, mi dispiace tutto questo disordine. Prego, prego. È l'offerta musicale di Bach. Ha vinto! Il suo cognato è uscito da molto? Ma un pochino prima delle 8. Dunque siamo usciti insieme. Saranno state le 8 meno 10. Sì, si può chiudere la radio per piacere. Sì, certo. Un leggendario Poker Dance. E dove siete andati? Io in farmacia. E lui non lo so di preciso, ma so che avevo un appuntamento da queste parti. Dove? In un caffè. Non so quale, ma sicuramente qui vicino, perché ha detto che sarebbe tornato prima delle 9. Ma loro conoscono mio cognato?
Sì, un po'. Il suo cognato ha spesso appuntamenti la sera? Ah, no, raramente. Potrei dire mai. Senti, suo cognato come si sente? Si sente bene? Sta bene? Sì, sì, certo. Beh, come sempre. Lui non ha mai avuto molta salute, ma soprattutto si preoccupa facilmente. Vede, lui ha un'ulcera allo stomaco, ma il medico è sicuro che guarirà. Lui invece è convinto... è convinto di avere un brutto male. Chi siete? Oh, deve scusarci, signora, se abbiamo fatto irruzione... in casa sua in questo modo. Sua sorella ci ha detto che lei non si sentiva bene. Non importa. Beh, insomma, deve scusarci, signora. Purtroppo ho una cattiva notizia da darle. È successo qualcosa a mio marito? Sì, è un incidente. Siamo desolati di doverle annunciare che suo marito è morto. Prima di risponderle devo porle una domanda. Le risulta che suo marito avesse delle ragioni per suicidarsi? Ma io non so, non capisco. Quello che mi dite è talmente... Beh, non so, talmente... i suoi affari, per esempio... Non si sarebbe ucciso mai, 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 se questo che intendete dire... Dov'è, ditemi, che cosa è successo? Beh, suo marito è morto esattamente alle 8:15 davanti a una stazione del Police Secours all'angolo di Rue des Saules. E come? Colpo di pistola alla testa. E adesso dov'è? È stato trasportato all'istituto di medicina legale, potrà vederlo domattina, signora. Hai sentito, Matilde, hai sentito? All'istituto di medicina legale, in quell'immenso frigorifero, gli faranno l'autopsia! Ma tu non dici niente, non ti ribelli, non protesti! Ma come, ma... io non capisco, poco fa lei ha detto che... la morte sembrava dovesse attribuire al suicidio, sì, ma... ma a volte ci sono delitti che somigliano a suicidi. Senta, signora, suo marito aveva dei nemici? No. C'erano delle ragioni per cui qualcuno potesse attentare alla sua vita? Ma io non so, io non so più... Mio marito era malato, come le ha detto mia sorella. Forse pensava di esserlo molto più di quanto non fosse in realtà. Poi, in questi ultimi tempi, aveva delle preoccupazioni. Per gli affari? Come lei saprà, da circa 2 anni c'è una crisi nel commercio dei preziosi. I grossi commercianti possono reggere, ma quelli che non hanno capitali, che vivono, per così dire, alla giornata... Suo marito, quando è uscito stasera, aveva delle pietre con sé? Beh, sì, sì, forse sì. Ne aveva sempre. Ma erano di proprietà di suo marito? No, no, poco probabile. Ne comprava raramente, soprattutto negli ultimi tempi. Glieli affidavano come mediatore. Scusi, perché mi fa questa domanda? Gliel'hanno rubati? No, 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 signora, non gliel'hanno rubati. Senta, mi permetta ancora una domanda, signora. Suo marito la teneva al corrente di tutti i suoi affari? Di tutti? Ma... le risulta che nei prossimi giorni avesse qualche grossa scadenza? Dovevamo pagare domani una cambiale di 30.000 franchi. Ah, e aveva il denaro? Non lo so.
Anzi, penso che stasera sia uscito per questo. Aveva un appuntamento con un cliente da cui sperava di avere una certa somma. Senta, se non l'avesse ottenuta, la cambiale sarebbe andata in protesto. Se domani la cambiale fosse andata in protesto, suo marito sarebbe stato automaticamente radiato dall'ambiente dei mediatori di diamanti, non è così? Perché, se non sbaglio, quei signori sono severi per questo genere di incidenti. Basta! Ma cosa vuole da me? Che cosa vuole che le dica? È in lutto lei, signorina? Siamo in lutto, tutte e due, da quando è morta nostra madre, circa 6 mesi fa. Ed è da allora che mia sorella è venuta a vivere con me. E dove lavora, signorina? È dattilografa in una compagnia di assicurazioni, Boulevard Haussmann. Scusi l'insistenza delle mie domande, ma sono necessarie. Suo marito possedeva una rivoltella? Sì, 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 ma non la portava mai con sé, anzi deve essere ancora nel cassetto del suo comodino. Vuole essere così gentile di andarla a prendere, signora? Sì, certo. Ma non c'è più. Non c'è più. E quando l'ha vista per l'ultima volta, signora? 2 o 3 giorni fa, al massimo. Anzi, sono certa di averla ancora vista l'altro ieri, quando facevo le pulizie. Stasera, lei era già a letto quando suo marito è uscito? Sì. Ah. Dunque, se suo marito avesse aperto il cassetto per prendere la rivoltella, lei se ne sarebbe accorta? Sì, vero? Sì, certo, certo. E quando... Oh, scusi, signor commissario. No. Cosa no? Sì, avanti, di. No. Ma dillo, non mi preoccupare. Non mi preoccupare. E quando suo marito si è vestito questa mattina, lei, signora, era in camera? Sì, stavo rifacendo il letto. Perciò suo marito avrebbe dovuto prendere la rivoltella ieri o ieri l'altro sera. Certo, è certo. Non mi resta che ringraziarla, signora, mi scuso. Signorina? Scusi, signora, conosce la marca della rivoltella di suo marito? È una marca italiana, non ricordo. Calibro 7,65, è possibile. Comunque c'è il porto d'armi, ci sarà anche il numero sopra. Beh, se non ha niente in contrario, signora, domattina l'ispettore Lognon, che si occupa dell'inchiesta, verrà a prenderla e l'accompagnerà all'Istituto di Medicina Legale per il riconoscimento del corpo. A che ora devo venire? Oh, per me, può venire quando vuole. Dopo le 8. D'accordo. No, sì. Tra poco in questa casa non ci sarà questo silenzio. Che combinazione vuole tentare, signor Castelmon? Guardi bene il tabellone e scelga una di quelle carte. A partire da questo momento lei ha 10 secondi per decidere. Via l'orologio, per favore. Maigret? Sei tu? Sono passate 5 secondi, signor Castelmon. Maigret, avresti potuto anche darmi un colpo di telefono, no? Ma perché? Io t'ho telefonato in ufficio, mi hanno detto che è riuscito da più di un'ora. Capirai, era in pensiero. Ma è possibile che dopo tanti anni tu non ti sia abituata a stare tranquilla? Se non ti ho telefonato, vuol dire che non ho potuto, scusa. Quando avrei potuto telefonarti ho preferito venire a casa, andiamo. Ma perché t'arrabbi? Non è una novità se tardi, lo so, ma io sto in pensiero lo stesso. E poi non lo dicevo soltanto per me. Hanno telefonato 2 volte i tuoi ispettori dall'albergo Clay. Ah, e devi dare anche il pronto per una telefonata da Amsterdam. Quando hanno telefonato? 20 minuti fa. Coraggio, signor Castelmon. Non ricordi. Provi, tenti una risposta.
Dica il nome di un museo. È inutile. Non è inutile. Dica un nome. Coraggio. Ah, peccato. Pronto, ho febbre. Momento, tu di quella radio per piacere. Stavo ascoltando il quiz del post parisien. È divertente, volevo sentire come va a finire. Ma è un'ora che lo sento, figurati. Peccato. Sono Maigret, passami a Amsterdam, eh? Sì, qui a casa mia. Sì, subito. Io ti ho lasciato la cena in caldo. Devi ancora pranzare, no? Certo. Anch'io. Sì? Sì? Ah, un momento, vieni subito. Maigret è Amsterdam. Vengo. Pronto? Sì, pronto. Ma signorina, parli. Parlerò quando ci sarà la linea, no? Ah, ecco. Pronto, Amsterdam? Sì, sono Maigret della polizia giudiziaria. Sì, va bene, ditemi tutto quello che sapete. Di un individuo chiamato Commodoro. No, Scotland Yard mi ha già comunicato che negli ultimi 2 anni non è più stato segnalato a Londra. No, secondo le ultime notizie sarebbe passato per l'Olanda. Sì, da voi. Ecco, pronto. Solita zuppa, eh? La solita. Dicevo che ho ricostruito tutti gli ultimi spostamenti del Commodoro. Sì, esatto. E da Basilea ha preso un aereo per Parigi, lo so. Ho parlato già con la polizia svizzera. Mi mancano solo le notizie sulla sua attività in Olanda per completare il quadro. Sì, sto per mettergli le mani sopra. Va bene. Allora comunicatemi tutto domani. Grazie, d'accordo? Grazie, buonanotte. Chi è questo Commodoro? È un truffatore. È sito al Clery, Jean-Pierre Lapointe. Lo stanno sorvegliando. Andiamo. Ma vieni a mangiare, si fretta. Vengo. Dopo. Un attimo. Pronto, sono Maigret, passami Luca. Ah, Luca, ascolta bene. Fammi registrare tutte le telefonate in arrivo in partenza dall'appartamento di un certo Golfinger, 66 Rue Courteau. Da adesso, sì. Vabbè. E se lo gnò, ci ha già pensato. Dove fa? Peggio per lui. Ecco. Sei stanco, eh? Solito, eh. Sarà un capriccio, ma io non so rinunciarci proprio. Come un bambino. Lo gnò o non lo gnò, io sono il commissario Maigret e ho il diritto di prendere in mano un affare che mi interessa. Sì. Ecco, tu cosa ne dici? Cosa vuoi che dica io? Io dico che quando c'è qualcun altro ad occuparsi di queste cose, tu dovresti approfittarne per riposarti, per... Sì. Ma invece, ma già è inutile dirtelo, tu sei fatto così, eh? Ho fatto così. In ogni modo, ci vuole pazienza. Vedi, Amsterdam. Senti, questo l'ognon si trova ad Amsterdam. No, tutta un'altra cosa, Amsterdam. Si tratta di un truffatore ordinaria amministrazione, figurati. Non riesco a interessarmene, ci provo, non ci riesco. Vedi, un uomo ha telefonato questa sera al Police Secours. Ci ha insultati e poi così si è ucciso. No, la stessa cosa è successa anche un'altra volta, mi pare. Ah, sì, vedi che lo ricordi anche tu, lo ricordi. Sì. Esattamente. Ma capisci anche tu allora perché in 20 anni e più di mestiere, vedi, mi era capitato un solo caso di questo genere. Un suicidio al telefono con accompagnamento di ingiurie. Stan wow. Il polacco. Bravo. Si chiamava così, no? Vedi, io me lo ricordo benissimo. Stan il polacco, sì, sì. Ecco. E non trovi sorprendente che a 6 mesi di distanza, sempre qui a Parigi, si ripeta più o meno
lo stesso fatto, eh? Ma guarda, due uomini a 6 mesi di distanza non possono avere la stessa ispirazione, soprattutto quando si tratta di un'idea tanto strampalata come quella di chiamare la polizia per farla assistere da lontano al proprio suicidio, insultandola per di più. Ma cosa fai, fumi? Sì. Adesso? Ma finisci di mangiare almeno prima, no? Fumerai dopo. Non c'è qualche cosa, che... Non mi convince, l'ho sentito fin dall'inizio. Si può imitare, vedi, ma non si può inventare, non si può... Ma tant'è vero che se un uomo, per esempio, si uccide gettandosi dalla Tour Eiffel e se i giornali pubblicano la notizia, nei giorni che seguono, tante persone si getteranno dall'alto della torre. È così? Oh, è fatale. Ma i giornali invece non hanno pubblicato niente su quello che ha fatto Stan il Polacco prima di ammazzarsi. È una cosa che è rimasta tra di noi, alla polizia giudiziaria. E questo, vedi, che mi inquieta, capisci? È questo. Io devo occuparmi di un volgare truffatore, mentre qui c'è un caso che mi interessa molto di più di qualsiasi altra. Guarda cosa hai fatto. Cosa fate? Ma guarda, ti sei tutto macchiato adesso, via. Ma non ti va, ho capito, via. Sono di brodo. Via. Mangiare adesso, un po' di carne, eh? No, adesso a proposito devo telefonare al clerice. No, questo no, questo no, devo telefonare al clerice, scusa, andiamo. No, devo telefonare, scusa. Vacco. Queste ore, occupate. Questo è uno di quei casi di cui mi piace l'odore. Un piccolo mediatore di diamanti, dall'aspetto striminzito, malaticcio, la cognata che si dispera come fosse la moglie e la moglie che resta impassibile e strana. Ecco. È un caso, insomma, da girargli intorno fino a che la verità... Grazie, non salti fuori da solo. Ecco qua. Chi ti trovi invece a fare l'indagine, figurati. Ho trovato l'ognon. L'ognon? Sì. E perché proprio l'ognon. Lui? Perché? Perché dirige il posto. È occupato ancora. Dirige il posto di polizia del quartiere di Rue d'Enremont. Puoi immaginare la faccia che ha fatto quando mi ha visto arrivare. Il ride solo. Ah, sì? Sì, perché questo poteva essere finalmente per lui l'occasione buona per mettersi in luce. Invece... Povero l'ognon. Nessuno lo sopporta, eh? E invece ti assicuro che mi dispiace farlo rientrare nell'ombra. Perché è proprio questo che mi irrita, capisci? Voglio occuparmi di questo caso, ma non voglio ferire l'ognon nel suo amor proprio, ecco. È il migliore degli uomini, in fondo. Beh, il migliore poi, magari... Ma se è così mite, rimissivo. Ecco, rimissivo, sì. Il più coscienzioso degli ispettori, questo sì. Così coscienzioso e così remissivo da diventare insopportabile, da tirarsi addosso, poveretto, la sfortuna. Appunto, è sfortunato, povero Lognon, un ispettore sfortunato. Ogni volta che si occupa di un affare ha sempre dei guai. E guai di che genere? Ma in tutti i generi. Che so, sul più bello di un'indagine si ammala, deve passare l'incarico a un collega, oppure un giudice istruttore smanioso di promozione si attribuisce il merito di un'inchiesta, per colmo di sfortuna, come se non bastasse, l'ognon, guarda che ha la moglie più lunatica del mondo, eh? Ah sì? Oh, sapessi che tosto fuori. Un giorno sì, un giorno no, sta male. Così, quando torna a casa, l'ognon deve mettersi a spazzare i pavimenti, a fare il bucato, sì, veramente, a lavare i piatti, a rifare i letti, tutto quello che occorre. Poveretto, è sfortunato proprio. Sarà sfortunato lui, ma è fortunata la moglie. Ah, finalmente, è libero. Ah sì, perché ti piacerebbe. Pronto il clerici? Sì? Finalmente, sono il commissario Maigret, mi può passare uno dei miei uomini? Grazie, aspetto. Oi là, è tardi, eh? Sono le 11:30. È tardi per telefonare all'ognon, tenuto conto della moglie poi.
Pronto, sei tu Janvier? Dimmi, dimmi. Ti ho capito. Benissimo. Benissimo. Ah, vabbè. Allora, senti, dillo anche agli altri. Se dorme, lasciatelo dormire. Quando suonerà domattina per la prima colazione, entrate nella sua stanza, gentilmente, mi raccomando, eh? E ditegli di venire a fare una passeggiata fino al Quai des Orfèvres. Soprattutto niente scandali, capito? La direttore del Clerici non piacciono. Buonanotte, ragazzi. Allora. Cosa fai? Gli telefoni adesso? No, no, non è l'Ognon questo. Non è l'Ognon. Pronto, parlami, passami l'istituto di medicina legale. Mandarino. Grazie. Pronto? Vorrei parlare con il dottor Vigny. Come dice, non è ancora venuto? Ah. Ho capito. Chi è l'apparecchio? Ah, il preparatore. Jean, sono Maigret. Buonasera. Dovrebbe dire al dottore che analizzi bene lo stomaco del morto, sì, accuratamente. Sì, voglio sapere esattamente tutto quello che ha ingerito. Bevande, cibi, insomma, mandarini. Capito? Buonanotte. Buonanotte, Jean. Senti. Mm. Sai cosa faccio? Io adesso gli telefono, eh? Ma no, sveglierai la moglie. Al diavolo la moglie. Se mi rispondono subito vuol dire che non sono ancora a letto. Mm? E se non mi rispondono subito, beh, io riattacco. Ma li avrei svegliati lo stesso, no? Beh, è sfortunato. Te l'ho detto, no? Ah, pronto? Sei tu? Sono Maigret. Pronto? Sì, buonasera, commissario, sono l'Ognon, sì. Ah. Commissario, stavo facendo il rapporto. C'hai un po' di tosse? Sì, roba da poco, un po' tosse, raffreddore. Ah, la casa è un po' fredda. Scusa, ti disturbo a quest'ora, prego, infame. Prego, si immagini, commissario, stavo facendo il rapporto, immagino, signor commissario, che lei voglia esimermi dall'incarico. Che cosa dici? No, vecchio mio, ma tu hai cominciato, tu porterai avanti l'inchiesta fino in fondo, eh? Ah. Ti chiedo soltanto, a titolo del tutto personale, di tenermi al corrente. Ah, sì, sì, vuole che le mandi copia dei rapporti? No, no, questo non importa. No, perché io contavo di mandarli al mio capo diretto, al commissario del mandamento. Ah, sì, sì, mandali. Senti, Lognon, a proposito, mi sono venuti in mente due o tre piccole cose, ci avrai pensato certamente anche tu. Per esempio, non ti sembra che sarebbe bene far sorvegliare la casa da due ispettori? Sì, sì. Io ho già messo... No, perché dico, se una delle due donne esce o escono tutti e due separatamente, devono seguirle in tutti i loro giri. Già, sì, sì, io ho già messo un uomo di guardia, ma si lamentano perché mobilito troppi uomini. Vabbè, ti manderò uno dei miei uomini, ti va bene, Luca? Ah, sì, sì, va benissimo, signor commissario, sì. Vabbè. Hai già qualche notizia circa le impronte sulla rivoltella? Ah, sì, ho telefonato poco fa. Sono molto impronte, ma troppo confuse per essere utili. Pare che l'arma sia stata pulita. Lo capisco. Lei non ognuno, allora ti lascio lavorare. Grazie, grazie. Senta, commissario, sì? Senta, scusi se la disturbo. Scusa se ti ho chiamato così tardi. Piuttosto, ma no, no? Ma lei può chiamarmi a qualunque ora, signor commissario. Lei, volevo dirle, senta, è proprio sicuro di non volersi occupare lei di questo caso? Assolutamente, Lognon, stai tranquillo, buona fortuna, eh? Grazie, grazie, commissario. Ma grazie a te, piuttosto curati, stai riguardato, sì, sì, eh? Senz'altro, lo farò. C'hai mal dente, c'hai la tosse, un sacco di cose. Buonanotte. Buonanotte. Scusa se ti ho disturbato. Ma le pare, commissario. Ossequi alla signora. Non dubiti, presenterò. Poveraccia, proprio tutte lui. Guarda, sono le 11:40. Cosa dici? Andiamo al tabaret o a dormire? A quest'ora? Al tabaret?
Ma vai a dormire, andiamo. Chi è? Sono io, dottore. Buongiorno, commissario. Buongiorno, come sta? Ha finito il rapporto? Posso leggerlo? Naturalmente. Si accomodi. No, guardi, ho i minuti contati. Cosicché il povero Golfinger, dopo il pasto del mezzogiorno, non aveva mangiato niente altro, eh? Assolutamente niente. Perlomeno non nelle due ore precedenti la morte. Cosa aveva? Un'ulcera allo stomaco, eh? Beh, al duodeno, per l'esattezza. Ho capito. Senta, mi dovrebbe fare una cortesia, dottore. Dovrebbe consegnare il rapporto direttamente all'ispettore Lognon, che deve venire qui stamattina con la signora Golfinger per il riconoscimento del corpo. Senz'altro, lo darò a Muro del Pianto. Ah, vedo che è conosciutissimo. Altro che, è una vera istituzione. Senta, non gli dica che sono venuto qua. Oh, io, stia tranquillo. Arrivederci. Arrivederci, la commissario. Buongiorno. Avanti. Signor commissario, c'è il perito Moran. Sì, vabbè, ma dov'è la mia penna? Quale penna, signor commissario? La mia solita penna che scrivo sempre. Eccola, signor commissario. Ah, già, appunto, dico, fai entrare il perito Moran. Sì, dico. Prego, secondo. Buongiorno, commissario. Buongiorno, buongiorno. Prego, si accomodi. Allora, cosa mi dice di bello? C'è un particolare che mi ha colpito. Si tratta di un gangster, vero? Perché mi fa questa domanda? Perché esaminando la rivoltella ho notato esteriormente e all'estremità delle piccole scanalature lucide. Io ho fatto vari esperimenti su armi dello stesso calibro e ho ottenuto un identico risultato adattando sulla canna un silenziatore di modello americano. Ma ne è sicuro? Io posso con tutta tranquillità dichiarare che non molto tempo fa, 2 giorni al massimo, sulla canna di questa rivoltella è stato adattato un silenziatore. Sì. Ma lei l'ha scritto sul rapporto ufficiale? Naturalmente. Bene, dovrebbe avere la cortesia di mandare il suo rapporto all'ispettore Lognon, perché è lui che dirige l'inchiesta. Ah, Muro del Pianto, che... sì. Beh, lo mandi a lui allora. Avanti. Ah, un po' si fa ora. Lognon. Allora, ecco qua, signor Moran, venite a portare il rapporto ufficiale. Eccolo lì. Mi pare molto interessante, di modo poi lo discuteremo insieme. Bene, se non servo più, io me ne andrei. Tante buone cose. Arrivederla. Auguri. Accomodati, cosa vieni, dall'Istituto di Medicina Legale? Sì. Ma la signora Golfinger non è venuta. Come non è venuta? Stamattina quando sono andata a prenderla l'ho trovata in un tale stato di prostrazione nervosa che quando lei mi ha chiesto il permesso di restare a letto non ho avuto il coraggio di insistere. Ho trovato il medico quando sono arrivato lì. Allora chi è venuta con te? La sorella? Sì, sì. Ha riconosciuto il cadavere. E come si è comportata? Non sembrava più la stessa di ieri, aveva un'aria dura, decisa. Non ha detto una sola parola per tutta la strada. Ho capito. Ma ha pianto? No. Davanti al corpo è rimasta immobile, impietrita. Beh, vedi, Lognon, bisognerebbe prendere informazioni nel quartiere. Ah, già fatto, ho girato tutti i bistrò. Nessuno lo ha visto ieri verso le 8, del resto nessuno lo conosceva, all'infuori di un alverniate proprietario di un piccolo bar all'angolo. Pare che Golfinger andasse spesso a telefonare lì, 2 anni fa, prima che gli mettessero il telefono in casa. Ma il matrimonio di Golfinger risale a... a 8 anni fa. 8 anni fa. Vabbè, io mi congratulo con te, Lognon, perché hai fatto veramente un buon lavoro. Grazie, commissario. Adesso io vado in Rue Lafayette. Bah. Sì, perché se lui aveva un appuntamento, quasi certamente doveva essere là. Bah. E allora io spero di riuscire a sapere qualche cosa di molto interessante, perché nell'ambiente dei mediatori di diamanti si conoscono tutti. Bravo. Io vado in Rue Lafayette... E... bravo, vecchio mio. E mi dai informazioni poi. Va bene, eh? Senz'altro. Quindi, buongiorno, arrivederci. Io non ho tante cose. Il comodoro.
Comodoro di là? Stai calmo, figlio mio. Andiamo, levati quella sigaretta all'angolo della bocca. Non si capisce mai niente quando parli. Scusi, hai ragione. No, dicevo che il Comodoro è di là. Al diavolo, anche il Comodoro. Non so cosa darei per essere in Rue de Lafayette assieme a Lognon. Invece devo stare qui a occuparmi di un banale truffatore internazionale specializzato nell'alterare assegni e titoli al portatore. Andiamo, conducilo qua. Esatto. Poi vediamo che... Vieni qua, dove vai? Ha detto... Sì, ma no, sto parlando, aspetta un momento, no? Scusi. Questo interrogatorio tanto è una perdita di tempo e basta, me lo immagino. Poi il signore lì la farà cadere dall'alto, ma poi finirà col confessare, vedrai. Lo sai. Confessare, no? Adesso cosa aspetti? Sbrigati, su, fallo venire qua, avanti, su. Via, sì, scusi. Si segga. Io le confesso che sono stupito. Sì, stupito è il termine esatto. Non so a che cosa attribuire. Spero, signor commissario, che mi vorrà dare delle spiegazioni. Io non do spiegazioni a nessuno, sono sempre io che le domando. Ho intenzione di parlare, sì o no? Prego, non capisco. Sia seduto, lei mi capisce benissimo. Si tratta sicuramente di uno scambio di persone. Canta, suo amico, andiamo, canta! Ma io... Senta, oggi io non ho la pazienza di dermicarmi a un interrogatorio di quelli a trabocchetto. Lei lo vede questo ufficio, quell'altra camera di là, ecco. Si metta bene in mente che lei non uscirà di qui prima di aver sputato tutto quello che sa, capito? Se si tratta di uno scherzo, non mi diverte affatto. Ma si figuri io quanto mi diverto! Andiamo là fuori, mettegli le manette. Poi di là togli la cravatta, le stringhe delle scarpe, tutto quello che hai in tasca. Via! Non parlo circolare per la camera. Togliti quella sigaretta di bocca, via! Sì, signor, sì. Andiamo, svetti! Scusi. La puoi? Vieni qua. Sì, signore. Non esagerare però, eh? Guarda che qui non si usa il terzo grado come nei film americani. Sì, no, lo so, stai tranquillo, lo farò cantare, ma... Sì, vabbè, con discrezione, eh? Via tranquillo. Cosa... Adesso? La puoi? Sì, signore. Guarda che io vado in ricorto a casa Golfinger, capito? Benissimo. Ecco. Tanto peggio per l'ognon, eh? Andiamo in ricordo, ti dico io dove devi fermarti. Bene, Wilson. Luca. Oh. L'avevo vista. Ma io non so mai quando la devo conoscere. Ma stavolta sì. È uscito nessuno? No, capo, nessuno. Nessuno è salito al terzo piano? No, nessuno. Ho seguito io tutti quelli che sono entrati per le scale. Oh, poca gente. Qualche fattorino, soltanto. La signora Golfinger è ancora a letto? Ah, non lo so. Può darsi che si sia alzata, forse. Ma cosa c'entra? Domando se è ancora in casa. Ah, sì, è in casa. La sorella invece è uscita. È uscita? L'ha seguita a Marsac. Ha preso un taxi? No, ha preso l'autobus che passa qui all'angolo della strada. Ah.
scusi, è uscita la signora Colpingeri? No, signore, è malata. Stamattina è venuto il dottore. La sorella è uscita. Beh, senta, io vorrei provare a telefonare alla signora Colpingeri. Non ho telefono. Può andare qui. Dove? Al bar dell'Alderniate. Appena fuori il portone, volti a destra, dietro il palazzo. Ah, dai, questa parte. Sì. Grazie a te. Prego. Capo. Pronto controllo polizia, sono Legre. Non c'è stata nessuna chiamata per l'appartamento Golpingeri? Solo in questo momento. Hanno chiamato da un locale pubblico. Lo so, ero io, ma prima? Niente, signor commissario. Nessuna comunicazione da quando è iniziata la sorveglianza stanotte. Vabbè, grazie. Ah, Luca. Luca. Oh, sei sordo? Sei proprio sicuro che non sia salito nessuno? No, no, nessuno. Ho seguito io tutti quelli che sono entrati nel palazzo. Ho fatto anche un elenco. Poi vieni con me. Se sarà necessario andrai a chiamare un fabbro. Vieni. Polizia! Vedi, ce ne mette del tempo quello lì per infilarsi una vestaglia e un paio di pantofole. Sì. E lei, commissario? Sì, sono io, Maigret, sì. Beh, sarà meglio tu aspetti a basso, eh? Ma non devo venire anch'io? Sì, ti ho detto di venire su, ma è meglio tu stia giù per venire. Poi tutta la mattina che vado su e giù per le scale. Ti fa bene, guarda, ti fa bene perché così smaltisci un po' di... Coraggio. Mi deve scusare.
E l'ho fatta aspettare molto, vero? Come mai? Mi sono assopita. Prego, prego, s'accomodi. Grazie. Sono così stordita. Ho preso un sonnifero anche stamattina. Sì. Nel sonno mi pareva di aver sentito il campanello. E allora? Quale campanello? Non lo so. Non so se sognavo o se ero sveglia. Ah. Ma senta, io stamattina non sono stata in grado di seguire l'ispettore. Gliel'ha detto? Sì. C'era qui anche il mio medico. Sì, lo so. Ah, ecco, vede. Non sto in piedi. Permette che mi corichi di nuovo. Signora, prego, si accomodi. Ha dovuto aspettare molto sul pianerottolo? No. Per caso ha telefonato? No. Strano. Che cosa? Nel sonno mi pareva di aver sentito lo squillo ininterrotto del telefono. Ah, davvero? Ha qualche notizia da darmi? No, vengo semmai a porle ancora qualche domanda. Un momento. Dov'è la sua Cipria? Non capisco che Cipria. Beh, la Cipria che lei usa normalmente. Ma è sul ripiano della toilette, nel bagno, perché? Non capisco perché me lo chieda. Sì, capisco. Sì, confesso che ho fatto un po' di toilette quando ho sentito bussare alla porta. Mi sentivo orribile. Suo marito aveva un'assicurazione sulla vita? Sì, ha fatto un'assicurazione di 300.000 franchi l'anno che ci siamo sposati. Poi in un secondo tempo ne ha fatto un'altra in modo da raggiungere il milione. E quanto tempo fa? Guardi, le polizze sono lì, nel cassetto. Sì, apra pure, non c'è mica la chiave. Lo scomparto a sinistra. Sono questi? Sì. Dunque... Ah sì, questa è una delle poche compagnie che affrontano anche il rischio del suicidio. Grazie, sì. In caso di suicidio, la compagnia sarà tenuta a liquidare la polizza agli eredi designati, solo nel caso che il decesso avvenga almeno un anno dopo la firma del contratto. Anzi, questa è di 8 anni fa, la stessa clausola. E questa è stata firmata esattamente 13 mesi fa, giusto? Sì, almeno mi pare. Eppure suo marito a quell'epoca non doveva navigare in buonissime acque. Dico, il premio di assicurazione di 700.000 franchi, no? Non deve essere stato uno scherzo, eh? Sì, è vero, io non volevo che facesse un'assicurazione così forte, ma lui era convinto che la sua malattia fosse grave. Non c'è stato modo di dissuaderlo. Diceva che voleva mettermi al sicuro. Ha pagato puntualmente ogni scadenza? Non deve essere stato facile. No, rimanga a letto. Vado io da prima. Lei, commissario, no. Mi deve scusare. No, sono io che ti chiedo scusa. No, io ero venuto proprio per quelle... Ah, per queste... Sì, ah. ormai è inutile. Dato che lei è qui, sì, forse certo. È meglio se mi permette che vada a casa, perché mia moglie non si sente tanto bene. Ah, per vacco, mi soffre, dispiace. Soffre di depressione nervosa. Ah, mi dispiace. Sì, sì, soffre di crisi di nervi, una vera croce, quindi se lei me lo permette, commissario, sì. Io approfitterei per andare a casa, perché quando mia moglie sta male, beh, ho capito tutto, devo occuparmi. Dai. Certo, caso, certo. Sì. Beh, vengo con te, sai, prendo il cappello, poi vengo.
penso che bisognerebbe mettere quella lì a letto con una buona dose di tranquillanti, eh? Beh, andiamo, vecchio mio, qui non c'è più niente da scoprire, sai? Prego, passo, commissario, no, lo fa prego, passa qua. Ah, senti, solo un istante, vorrei fare ancora una domanda a questa brava donna, non glielo scusi tanto, sono ancora io, ho bisogno di qualche informazione. Se posso? Sì, per caso non ha notato se in qualche periodo la signora Golfinger è uscita più spesso del solito? Sì, questa primavera, usciva quasi tutti i pomeriggi. Mi aveva detto che andava a tenere compagnia ad un'amica che aspettava un bambino. E lei ha mai visto questa amica? No. E questo succedeva prima dell'arrivo della sorella, di Eva, vero? Sì, 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 proprio più o meno in quel periodo. Ecco. Va bene, grazie, signora, grazie. Prego. Senti, devo fare una telefonata, vieni con me qui vicino, sì, al bar, qui dietro. Così prendiamo qualche cosa insieme, eh? Vedi? Prego, no, qua te lo do per il bere. Andiamo da qui. No, don't go. I said, no, no, no. I said, hey, take a look at what you're doing here to me. Can't you see the pain there's gonna have to be? If you get it in your head to set me free, take a look and be a little kind to me. Take a look, take a look, take a look. I know you're bound to see. Take a look, take a look. Può abbassare un momento il jukebox? Può abbassare? Non ho letto, sono tutti che stanno facendo. Dunque, si è deciso il nostro Comodoro? Sta meditando, sta ancora meditando, sta. Togliti la sigaretta di bocca, scusa. Ah, scusi, dicevo che sta ancora meditando. Io ho capito adesso, è sempre sdegnoso? Però comincia a aver sete e credo che per una birra pagherebbe parecchio, pagherebbe. Beh, fagliene bere uno, chissà che non si decida a parlare, eh? Arrivo. Ecco, signor commissario. Cos'è? Sono le mie dimissioni. Le dimissioni perché? Ho capito, fin dal primo momento. Che cosa hai capito? Che questo non è un affare per me, le farò il mio ultimo rapporto. Sì, noi cerchiamo di ragionare, soprattutto cerchiamo di non fare i bambini. Andiamo. Ma senti, soltanto tu puoi raccapezzarti in questa storia. Abiti qui nel quartiere, quindi conosci meglio di chiunque altro il luogo, la gente che lo frequenta. Se mi sono permesso di dare un'occhiata alla faccenda solo perché il caso mi interessa per l'analogia con quello di Stan il Polacco. Mi pare di avertelo già detto questo. Ma sì, 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 ma... Che cosa? Mettiamo da parte i se e i ma. Golfinger è stato ucciso, vero? Se lo dice lei? Lo dico io, ma lo pensi anche tu. Sì, sì, sì. È uno dei più bei delitti che abbia mai visto nella mia carriera, con la polizia stessa testimone del suicidio. Ah, una astuzia formidabile. Police Secure che, per così dire, assiste al suicidio. Già, ma c'è la traccia del silenziatore. La traccia del silenziatore, questo è il punto, caro mio. È questo. Si può abbassare quel jukebox, per favore? Niente da fare. Niente, continuo in perterio. Dunque, un solo colpo è stato sparato con la rivoltella di Golfinger. E quella rivoltella in quel momento era munita di silenziatore. In altre parole, noi abbiamo sentito il secondo colpo. Un secondo colpo sparato da un'altra arma. Golfinger era un povero diavolo votato col fallimento, no? Sì, sì, in Rue Lafayette lo ricordano tutti con simpatia, ma anche con un certo disprezzo. Che non c'è posto in quell'ambiente per la gente che si lascia imbrogliare. Golfinger si era lasciato imbrogliare, aveva venduto dei diamanti con pagamento a 3 mesi a un gioielliere di Chartres, un uomo apparentemente ineccepibile, ma che aveva venduto a contanti quello che aveva ottenuto a credito per fuggire all'estero con la propria amante. Eh sì, un buco di 100.000 franchi nella cassa del povero Golfinger, un buco che da più di un anno cercava di colmare.
Povero diavolo che però non si è suicidato, storia del silenziatore nella prova. Dolpingier è stato ucciso a tradimento da un volgare delinquente. E sua moglie riscuoterà 1.000.000 di franchi. Momento, momento. Almeno finché non dimostreremo la sua complicità con... Sì, per parlare chiaro, supponiamo che la signora Golfinger sia d'accordo con l'assassino. Sì, perché all'assassino qualcuno deve pur aver consegnato l'arma che era nel cassetto. Bene, una volta fatto il colpo, i due dovranno pur comunicare in qualche modo, se non altro per farsi coraggio, non le pare? Caro Lognone, io non ho né consigli né suggerimenti da darti, perché tu ne sai quanto me, forse più di me. Guarda. Ora, la donna non si è mossa di casa, di questo siamo sicuri. Ma con i due ispettori sul marciapiede. Già, e poi non ha fatto né ricevuto telefonate, perché il telefono è sotto controllo. Ora, l'unica strada, io credo, l'unica strada... Oh, scusi, signor commissario, se lei mi permette. Ti permette, ma fai tu, hai carta bianca, figurati. Io purtroppo devo andare, perché ho un'altra faccenda da sbrigare. Te l'ho detto, tu hai carta bianca. Grazie, signor commissario. Mi lasci, prego, faccio io qui. Cosa hai bevuto? Io ho preso un bicchiere di latte. Grazie. Grazie mille. Commissario, io continuo a mandare i miei rapporti come al solito a lei e ai miei capi diretti. Vabbè, hai visto io su, eh? Grazie, commissario. La Pointe. Eccomi qua. Vieni un po' qua. Dimmi. Che c'è? Calma, cosa c'è? L'usignolo ha cantato? No, non ancora, capo. Però con me ci mancherà poco, vero? Ormai dico. Su, andiamo, non fare quella faccia. Non ha cantato neanche con la birra, niente. Ma che. Portalo qua allora, vediamo un po'. No, aspetta, fammi un piacere. Ordinami qualche sandwich col prosciutto, una birra grande. Benissimo. No, anzi due, eh? Sì, come vuole, però scusi se mi permetta, cerchi di non viziarlo troppo. Ma che c'entra, quelle sono permesso. Ah. Cos'è questa signora? È il sistema americano. Del centro americano, no, andiamo, qui siamo in Francia, mi piacciono queste cose, andiamo, lasciala fare agli americani. Metti nella tasca questa roba. Beh, non la voglio vedere questa roba, Va bene, capo, scusi. Chi sono questi? Americano. Ah, pronto, signora Maigret, sono io, sì. Guarda in ritardo un po' per la cena. Quando torno... Beh, sì, guarda che... Ci vediamo domani a colazione, eh? Diciamo così. Allora, buonanotte. Scusa, Aperti. Dunque, dicevamo, amico caro, il gioco è bello quando dura poco e mi pare che sia già durato abbastanza. Detto tra noi, tu sai benissimo che... Pronto, mi deve scusare, signor commissario, se la disturbo, ma ho da darle alcune notizie. Io non sapevo se lei fosse in ufficio, perciò ho telefonato a casa sua ed è stata proprio la sua signora che mi ha detto... Hai fatto benissimo a chiamarmi, sono qui, prigioniero, nel mio ufficio, più o meno come questo gentiluomo che è di fronte a me. E vabbè, avanti, dimmi tutto, caro. Dunque, tra le due sorelle è scoppiata una lite di cui si è sentita la eco per le scale. Poi Eva è uscita sbattendo la porta ed è andata ad alloggiare all'albergo Alsina, all'angolo di Place Constantin-Pécure.
Sì, si direbbe che si detestino. Beh, se una delle due sorelle era innamorata di Golfinger, questa era proprio Eva. C'è certo l'Ognon che quella ha già capito tutto. Ha capito la cosa? Ha capito. Ha capito che la sorella è complice dell'assassino del marito. Vedi, quello che ci occorre sapere al più presto è come facevano i due a comunicare. Già, a comunicare i due... Certo, la signora Golfinger, l'assassino. Per telefono, no, Fuori di casa, nemmeno. Guarda, l'Ognon, solo poni tutti gli appartamenti del palazzo a una stretta sorveglianza. Ma come faccio? Siamo in pochi, Vabbè, fatti dare altri uomini, andiamo, a questo punto nessuno te li negherà, va bene? Va bene, d'accordo. Mi dai notizie allora? Sì, d'accordo. Vabbè. Senti la buona. Sì, capo. Di ordine. Sì. Senti, chi c'era con noi nel periodo di Stan, il polacco? Ho un chiodo qui nella testa. Quelle due telefonate uguali, vedi, mi ossessionano. Quali telefonate, scusi? Telefonata di Stan e quella di Golfinger. Di quella di Stan eravamo al corrente solo noi che ci occupavamo del caso. Mi sono certo che è in questa direzione che dobbiamo cercare. Bene, c'è qualche cosa che mi sfugge, forse non so, sarà anche la stanchezza. Ho un nome sulla punta della lingua, accidenti. Cerchiamo di ricordare chi ha collaborato con noi in quel periodo, Sì, dunque, c'era Luca, c'ero io, Janvier, Torrent, Mariani, Leroy, e poi c'è... Mariani, sì, c'era. Era ancora con noi, sei sicuro? Oh, sicurissimo, è stato l'ultimo caso a cui ha partecipato, poi. Senti tu, vai di là con questi bravi ragazzi, e non ti fare pregare tanto per compensare, hai capito? Tanto noi pazienza ne abbiamo da vendere. Prima concludiamo e meglio per tutti, anche per te, sai, ricordatelo. Dunque, ci vediamo tra poco, spero a cose fatte. Se ti vedessi Comodoro sei in uno stato di giacotto. Vai, cosa vuoi? Un po' di birra? No. Bene. Fresca? Buona? Bene, andato sotto. Bravo, così. Ecco, se metto. Ringrazio almeno. Grazie. Vai. Sono il commissario Maigret, signora. Buonasera, commissario, sta bene? Bene, grazie, lei? Male, malissimo, sempre peggio. Sono sempre stanco, l'emicrania, una voce continua che mi soffoca. Sto diventando pazza. Signora, si calmi. È finita, mi dispiace per mio marito che resterà solo. Io vorrei parlare un momento. Quando diventerò pazza, mio marito sarà cacciato via dalla polizia. No, ma perché è scacciato via dalla polizia? Che si mette a fare? Ma no, ma allora che... Ma il suo servizio lo fa con regolarità. No, non buono a nulla, è sempre fuori, non mi fa mai compagnia. Signora, io ho tanto bisogno del suo aiuto qui in casa. Signora, guardi che suo marito è veramente un uomo integerrimo. E la moglie non conta niente. Come non conta niente? La moglie è malata. Signora, guardi, io vorrei parlare un momento con suo marito per dirgli... Proprio male, malissimo, sempre peggio. Signora, per dirgli una cosa importante. Vuota, non ho appetito, signora, ho voglia di parlare. Signora, guardi... Sono abolica, sono sempre stanca, non sorrido mai. Sto diventando pazza. Faccia coraggio, signora, insomma. Insomma... Identico. Lui. Pronto? Commissario, buonasera. Mia moglie all'improvviso non ha sentito più la sua voce. Ah, sì. È caduta la linea.
Peccato, perché è una conversazione così piacevole. Ah, sì, 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 mi ha detto che lei si è interessato molto gentilmente delle sue condizioni di salute. Sì. Mentre io, se vuole, gliela ripasso. No, no, dicevo grazie un'altra volta, perché... No, senti, Lognò. Sì. Pronto? Sì, sì, sì. Sono... Sei sempre tu al telefono, sì? Sì, ecco, no, credevo... Senti, ascolta bene, Lognò, forse ci siamo, sai? Ah, sì. Ti voglio raccontare una cosa. Tempo fa mi rifilarono... un aspirante ispettore, un bel imbusto, raccomandato non so più da chi è, se non mi ricordo. Aveva tutta l'aria di un macro. Io lo sopportai per qualche tempo, capisci? Qualche settimana, poi dopo persi la pazienza, lo sbattei fuori. E quando accade questo? 6 mesi fa. Allora, certo, questo bel imbusto venne a conoscenza della storia di Stan il Polacco. Infatti, era qui con noi. C'è davvero da sospettare che è un grave indizio, signor commissario. Ecco, bravo, 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 Lugno. Il resto adesso riguarda proprio te, eh? Sì, 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 mi metto subito al lavoro, commissario. Sì. Buonanotte, buonanotte. Lugno, sì, che c'è, signor commissario? No, ti volevo dire, ti metti al lavoro, ma dico, il nome di questo imbusto non me lo domandi? Ah, ha ragione, mi scusi, così. Beh, come si chiama? Ecco, si chiama Mariani. Serge Mariani. Ah, Serge Mariani, sì. Certo, me lo appunto subito. Serge Mariani, ecco. Ecco, me lo appunto subito, ecco, ho già fatto. Mi fai sapere qualcosa? Ah, le telefonerò domattina presto a casa. No? No, mi cerchi qui in ufficio, perché non torno a casa questa notte. Ah, va bene, va bene, fidi di me, signor commissario. Grazie, no. Buon lavoro, Lognò. Grazie, grazie. A domani, caro. A domani, signor commissario, domani. A domani. Papuan, vuoi la mano o hai bisogno di me? No, da solo, faccio da solo. Allora, io mi aiutare un momento che tiro giù la mia brandina. Ah, sì. Tu dormo qua, anche di più, questo. Ho un pisolino. Ecco, pisolino. Dormo qua. Ah, sì. Ciao, notte. Grazie a lei. Senti, non fare tanto rumore di là, eh? No, no, stia tranquillo. Dagli un po' di tregua ogni tanto, eh? Sì, sì. Poi dopo... Ci penso io, sì. Un buon riposo e... Grazie, caro. Buonanotte. Buonanotte. Arrivo, aspetta. Va. Sei sicuro che nella lista degli inquilini non risulti Serge Mariani? No, nella lista che ci ha consegnato la portinaia non risulta. C'è però una circostanza che mi tiene in sospetto. L'appartamento proprio sotto a quello di Golfinger è affittato a un certo Jules Bleustein, viaggiatore di commercio. La portinaia dice che è spesso fuori Parigi per ragioni di lavoro. Stanotte è rientrato molto tardi. La gente che io avevo messo di guardia l'ha sentito quando è entrato in casa. Per controllare meglio si è messo in ascolto davanti alla porta. Non ha rilevato nulla di anormale fino a 10 minuti dopo l'arrivo di Bleustein, quando... gli è parso di sentire dei colpi battuti sul soffitto. La gente però non è stato in grado di affermare con certezza se si trattasse di colpi battuti sul soffitto da Bleustein o provenienti dal pavimento dell'appartamento sovrastante, cioè dall'appartamento di Golfinger. Quello di cui è certo però è che si trattava di un segnale. Ma che segnale? Sì, di 4 colpi battuti ritmicamente a 2, cioè di un segno convenzionale di quelli che fanno i detenuti nelle carceri. Ho capito. Beh, Blestavano Mariani che sia, non c'è dubbio che siamo sulla buona strada, eh? Bisogna che nessuno sospetti la presenza della gente all'interno dello stabile, mi raccomando, te lo gnomo. Questo è il momento più delicato. Ecco, una piccola disattenzione, tutto il nostro lavoro va in fumo. È gente astuta, non dimentichiamolo. Sì, c'è un'altra cosa che io ritengo molto interessante. Io sono certo che la giovane Eva spia le mosse della sorella. Quanto buonissimo. Come dice il commissario? No, scusa. Dico che questo è possibilissimo. Ah, è possibile. Ci sarà di aiuto. Sì. Anche, prendiamolo ad occhio. Senz'altro. Adesso vado a casa perché devo fare la doccia, ho dormito in ufficio, devo farmi anche la barba. Benissimo. Chiamami pure quando vuoi, eh? Va bene, commissario. E se dovessi uscire, ma non credo, e ti informerò dei miei spostamenti, eh? Sì.
va bene. No, lasci commissario, questa volta faccio io. No, deve permetterlo. L'altra volta ha fatto lei, questa volta faccio io. Cosa ha preso lei? Io ho preso un bicchiere di latte. Lei cosa ha preso? Beh, io ho preso due caffè latte, tre croissant, due bicchieri di vino e quattro uova sode. Ah, ah, bene. Addio, Lignon. Arrivederci, commissario. Buongiorno, signor. Negri! Oh, sei già tornato, sì. Bravo. Io ti aspettavo soltanto per l'ora di pranzo. E poi sono arrivato un po' prima, capisci? Ma cosa fai, esci? Eh sì. Ma esci sempre tu. Ma come, scusa, caro? Scendevo come tutte le mattine per fare la spesa. Ah, no? Per fare la spesa. Sì, ma se hai bisogno di qualche cosa posso andare più tardi. No, non bisogna di niente, vai pure. Dove hai dormito stanotte? Ho dormito in ufficio, nel mio lettino da campo. Oh, figurati, adesso ho voglia di fare una bella doccia gelata, mi schiarirà le idee, dai. No, poverino, chissà che fame avrai. No, è fame. Vuoi che ti prepari la colazione? No. Vuoi un caffè? Il caffè l'ho già preso, poi sai, la mattina io non mangio mai, proprio veramente, grazie. Beh, grazie. Allora io scendo, faccio presto, eh. Fai ciao. Fai presto, vieni presto. Ciao. Povero galantuomo, non riesce a fare una doccia in pace. Questo è l'ognone, eh? Un tempismo per queste cose. Pronto, l'ognone, cosa vuoi? Come ho fatto a indovinare? Che cosa? Ah, che eri tu? Beh, così. No, non disturbi, no, l'ha fatto. Ma no, ti ho detto di no, figurati. Senti l'ognon, no, l'ognon, no. Ma perché ti devi scusare? Andiamo, l'ognon, scusa. Ma no, l'ognon, lasciami parlare. Mi vuoi lasciar parlare? L'ognon, mi vuoi lasciar parlare? L'ognon! Vuoi dirmi, insomma, perché mi hai telefonato? Oh! No, non mi arrabbio mica io, no? Te l'ho detto così un po' forte perché pensavo non sentissi bene, eh? Ah, è tornata. Ah, vabbè, allora senti, vengo subito, il tempo di vestirmi, eh? Aspettami al portone. Sì, vengo subito, mi faccio la barba poi. Sì, va bene. Buongiorno, commissario. È tutto pronto? Venga. Bene. Buongiorno. Voi state qua. Bene. Buonasera, signora. Mi dispiace disturbarla ancora una volta. Spero proprio che sia l'ultima, signora. Possiamo? Prego. Non dormiva, vero, signora? Sarebbe piaciuto disturbarla, mi ci vedo che mi è tutta vestita. Cosa, stava per uscire? O forse aspettava qualcuno? Aspettavo mia sorella. Ho detto qualcuno.
Io e mio marito non abbiamo mai avuto visite qui. Quasi mai. Oh, ci credo, sì. Suo marito mai? E nemmeno io. Può domandarlo chi vuole, sa? Giù c'è la portinaia, sempre in guardiola. Quando non c'è lei, c'è il marito. Controllano continuamente chi entra e chi esce. Ma vedi, alle volte non è necessario varcare un portone, passare davanti alla guardiola, farsi scrutare dal portiere o dalla portinaia, salire poi tutte le rampe di scale per far visita ad una persona che ci interessa in modo particolare. Che cosa vuol dire? Voglio dire, signora Golfinché, che quando l'inquilino del secondo piano vuol far visita all'inquilino o all'inquilina, mettiamo, del terzo, in genere non scende a farsi scrutare dal portiere o dalla portinaia per poi risalire fino al terzo piano, ma dal secondo sale direttamente su e la portinaia non lo vede, non lo vede nessuno, se ha l'accortezza di salire quando le scale sono deserte. Lei sa tutto, commissario, non è vero? Lei sa tutto, non è vero? Che cosa deve sapere? Che ho una sorella nevrotica. Ma parla, di la verità. E che cosa devo dire? Che Michel si è ucciso per regalarmi 1 milione di franchi delle sue assicurazioni? L'unico 1 milione di franchi che è riuscito a mettere insieme in tutta la sua vita. È questa la verità? No, signora, suo marito non si è suicidato. È stato ucciso. È stato ucciso, hai sentito? È stato ucciso, Ucciso! Eva, smettila! Si è così sconvolta, signor commissario. Era così affezionata a mio marito. Troppo. Sì, anche lui era affezionato a lei. Un po' troppo. Ma lascia in pace, Michelle. Rispettala almeno adesso, perché prima... Perché prima? Eva! Perché prima? Lei aveva un amante. Ma è pazza. È pazza. È falso. Ma non vorrà mica credere a quel che dice. Ma se lo crede sua sorella, signora. Ma è pazza, non sa quel che dice. La verità, dico la verità. Ma dillo anche tu una buona volta e facciamola finita. Dillo, dillo che ti eri innamorata di un altro. Io? Ma tu eri innamorata di mio marito. E in questa casa per 6 mesi ho avuto sotto gli occhi, in ogni ora del giorno, ad ogni istante, sempre il suo amore. Ma se io gli ho voluto bene, è stato per l'avvilimento di vederlo così offeso da te. Io non volevo che soffrisse più di quanto già soffriva per il suo male. E ho sempre fatto in modo che non sapesse niente, né di me, né di te. E ho sbagliato, sai, ho sbagliato. Perché se avesse saputo che tu lo tradivi si sarebbe difeso. Basta! Me, invece... Basta, sei venuta per torturarmi, eh? E allora va via! Vuoi chiamare il suo amico, signora? Ma come? Lei crede a quello che dice mia sorella, ma... Ma io non ho un amante, non esco mai di casa. No, signora, non è necessario uscire, qualche volta non c'è bisogno di incontrarsi fuori e nemmeno di telefonare. Ma non ti rendi conto che il commissario sa tutto? Ma che stupida! Te lo faccia capire lei. Ma che cosa fa? State di là voi altri, tutti. Si alzi, signora, si prepari ad aprire la porta. Si alzi, signora! Ho sentito la voce di tua sorella e non volevo...
Ma guarda che combinazione! Non è vero, lo gnomo? Ma cosa fai di bello qui? Mariani, raccontami. Io abito qui sotto. Ah, sì? Ma guarda qui, si vede, ma che strano. Noi credevamo che ci abitasse un certo Blustein. Siamo sempre mal informati noi della polizia. Lo gnomo, bisogna provvedere, sai. Blustein è il nome di mia madre. Il contratto d'affitto l'ho fatto a suo nome. Capisco, capisco. Quando si svolge un'attività un po', come dire, un po' clandestina, è meglio... Sì, sì, certo, certo. Luca, venite un po' avanti, guarda un po' che c'è qui, guarda il nostro amico. Oh, te lo ricordi, eh? Oh, guarda che si vede il candidato ispettore. Bella roba. Ma non ne avevi proprio la stoffa, sai. Meno male che il capo se ne è accorto in tempo. Commissario, questo qui! Fermo. Capo, me lo prendo io in consegna. Vi faccio vedere io che cosa bisogna fare per diventare un ispettore. Luca ha ragione. Cosa vuoi un ispettore di polizia? Poi non può mica vivere di espedienti, come tu hai sempre fatto, no? Beh. Mi pare. È lui l'assassino. È lui. Lo so. Dicevi sempre di avere un certo fascino, se me lo ricordo. Eh sì, lo hai, almeno ai suoi occhi. Suo marito poi era ammalato, poi c'era un bel premio di 1 milione, se Golfinger si suicidava dopo un anno, sì, dopo aver firmato l'ultima polizza di assicurazione. Signora, lei aveva ragione quando mi disse di non aver visto suo marito prendere la rivoltella dal cassetto. Eh già, perché infatti l'aveva presa lei per darla al nostro amico qui, Un colpo sparato a bruciapelo col silenziatore, Col silenziatore messo sulla sua rivoltella. E Golfinger è belle spacciato, Poi un secondo colpo sparato in aria con un'altra arma davanti al palo di Police Secure per convincere la polizia che si tratta di suicidio e per impedirle così di dare la caccia ad un assassino, eh? Già, la polizia sì, era convinta la prima volta con Stein polacco, non c'era ragione perché anche la seconda volta, invece no, vedi, hai sbagliato, Mariani, tu hai sbagliato, sì, hai sbagliato perché la prima volta era suicidio, non poteva più essere la seconda volta, si può imitare, non si può inventare di nuovo, è per questo che Golfinger non poteva nemmeno imitare, perché non poteva sapere lui come era morto Stang il polacco, lo sapevamo noi, solamente noi. Noi e te, Mariani. L'altra cosa poi, Mariani, la vittima, anche la vittima, vedi, era sbagliata, sì, perché un uomo come Stang il polacco, abituato a difendersi con le unghie, con i denti, come una tigre, quello sì, avrebbe potuto avere l'idea di ingiuriare la polizia, di sfidarla un'altra volta prima di uccidersi, ma Golfinger no. Quello era un povero uomo, capito? Hai sbagliato, Mariani, portateli via. Matilde. Andiamo. Dove va, Eva? Non devo andare anch'io. Ma cosa c'entra lei, scusi? Ah, grazioso questo vestitino, vero, Lognon? Questa minigonna l'ha fatto lei, eh? Ho visto che ne sta preparando un altro. Starà benissimo come questo qui.
Andiamo, vecchio mio, andiamo, vieni, accompagnami a casa. E bravo il nostro Lognon. Ma no, io no. Sei stato un asso, veramente, sai. No, signor commissario, io non ho fatto che venire dietro a lei, che seguire i suoi passi. No, all'inizio sì, forse, ma poi mi hai scavalcato, altro che storia. Cosa dici, signor commissario? Non permetterei mai di scavalcarla. Invece questa volta ti sei permesso, mi ha scavalcato, capisci? Me l'hai detto. Non sei stato tu, forse, a sentire i segnali che quei due si facevano attraverso il pavimento? Io? Sì. No. Come no? No, è stato la gente che stava sulle scale. Vabbè, la gente di guardia sulle scale, chi l'ha messo? Io. Dunque? Ma, vedi? Ma è stata lei, signor commissario, a darmi questo suggerimento. E io lo evidenzierò nel rapporto che scriverò sopra questo caso. Di cui le manderò una copia. Ma io me ne infischio del tuo rapporto, l'ognuno non lo leggerò nemmeno. Tu hai vinto una bella partita, vecchio mio. Per festeggiarti ti invito a pranzo da Fouquet. Tu sei pronta? Ti metti un mantello? No, signora, la ringrazio molto, ma... Perché? No, è meglio perché in questo momento mia moglie non sta tanto bene, allora è meglio che io vada a casa. Ho capito, allora rifiuti l'invito. No, signor commissario, non si offenda. Ma no, io invece mi offendo, vuol dire che non vuoi venire con me. Ma no, io vorrei, ma mia moglie non... Sta poco bene, allora tu... Sì, è un po' così, quando mia moglie sta male sono io che devo occuparmi. Beh, è bravo, vedi, dà una mano a sua moglie. Sì, dà una mano, fa tutto lui, cioè, un aperitivo almeno... Un aperitivo posso offrire? Facciamo un brindisi. No, grazie. Come se l'avesse accettato, signora, grazie. Guardi, non si disturbi perché per il mio fegato è meglio. No, senza complimenti. Buonanotte, l'ognuno. Arrivederlo, signora. Arrivederlo, l'ognuno. Naturalmente scriverò tutto sul mio rapporto con la mia solita meticolosità. Bravo. Senza lasciare perdere. Io poi ho notato di volta in volta ogni cosa. E quindi stia tranquillo, signor commissario, che io. Grazie, sono tranquillo. Segnerò ogni cosa. O segue la signora. Grazie, presenterò. Sì, presenta, caro, presenta. Beh, penso. È proprio sfortunato, sai, sfortunato resta proprio... Boh. Beh, cosa fai lì? Non ti vai a preparare? Ma dico, ma sul serio tu vuoi andare a mangiare da Fouquet? Sì. Ma caro, in casa è tutto pronto. Fouquet è un ristorante carissimo, sai, chissà quanto ci spende. Senti, è meglio risparmiare. Andiamo a risparmiare. Io voglio dilapidare tutto, non voglio mica diventare il muro del pianto numero due io. Andiamo, su. Non possiamo festeggiare l'ognone. Vai a vestirti, sì. Vai. Beh, allora, bravo. Festeggeremo Maigret. Coraggio, signora Maigret. Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste e freddo senza di te. Giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì.